Mamma mia, la è botta! Oh! Oi, oi, oi! Oh! Oi, 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 botta! Oh, eccoci. Ciao ragazzi, allora eccoci qua in un nuovo video del Team GG dopo parecchio tempo che non abbiamo fatto niente, fondamentalmente da quando è finito il mondiale, lo Shadow Wars di Keep. E questo, va bene, lo scherzo è per il fatto che è stata una grande botta e non ci siamo rialzati. La verità è che comunque è coinciso più o meno con la fine della fase 1 della quarantena. E quindi siamo comunque usciti di casa, ci siamo messi a fare anche altro. Avevamo annunciato più o meno in forme, diciamo, non ufficiali che stavamo raggiungendo una sorta di burnout in quel periodo dove appunto praticamente tutti i giorni usciva un contenuto, una live fondamentalmente. E perciò adesso anche il canale entrerà nella fase 2 e vi spieghiamo adesso brevemente in cosa consiste. Allora, questo fine settimana ci sarà, come molti di voi sanno, lo World Wars organizzato dai ragazzi degli Autocannon, quindi il CAT World Wars, e penso che porteremo la stessa formazione dei qualifier italiani e degli Shadow Wars, ovvero io, il Monta e il Moccia. Non è ancora ufficiale, dobbiamo ancora iscriverci, ma tanto a meno che i poteri forti non ci facciano saltare le connessioni e esplodere i mazzi, dovremmo partecipare. Dopodiché fatemi vedere un po' cos'è che devo leggere. Ah, bene, Corona Tournaments. Allora, li abbiamo sospesi, ma siamo tutti del tutto intenzionati a farli entrare anche loro nella fase 2, perciò meno frequenti rispetto a marzo fondamentalmente, però comunque continueremo a farli. Ricordiamo che il prossimo è quello scelto da Stefano Dei, che ha scelto un formato fantastico, ovvero si può net deckare e tra tutti i mazzi al mondo dobbiamo scegliere un mazzo che abbia nella propria effective power, ok, le ultime due cifre della nostra data di nascita. Quindi io che sono del 96 devo scegliermi, cercarmi e scegliermi un mazzo che abbia effective power 96 e uguale a tutti gli altri. Quindi è molto carino, molto originale. Un'altra cosa è un esperimento che abbiamo provato settimana scorsa, che non è andato benissimo, ma secondo me non è andato benissimo per una questione di giorno, una casualità, che però vi ripropongo perché secondo noi è una buonissima idea, ovvero fare dei tornei di una sera con il costo di iscrizione, quello solito, quello che ci sarebbe in Real, quindi 5 euro, in cui il montepremi viene fornito da un negozio, il negozio della community, il negozio della vostra zona. In questa maniera si crea intanto la possibilità di giocare ovviamente online su Crucible, si sta parlando, con però appunto il montepremi che deve essere necessariamente ritirato fisicamente in negozio. In questo modo appunto gli stessi negozianti si vedranno in minima parte comunque ripopolato il negozio per andare a ritirare il premio. E tutti sappiamo che se uno ha un mazzo da ritirare gratis perché l'ha vinto, o due mazzi, cosa fai? Non te ne compri un altro, non te ne compri altri due, non te ne compri altri tre di mazzi, e quindi anche il negoziante ha al suo bel vantaggio in questo. Il formato che abbiamo provato settimana scorsa secondo me è molto carino ed è soprattutto casual friendly, quindi chiunque, anche senza avere mazzi forti, può arrivare e provare a vincere, ovvero sfruttare la modalità sealed di Crucible. Quindi ogni turno si crea una partita in formato sealed e quindi ogni turno verrà estratto, verrà comunque scelto per te dall'algoritmo un mazzo diverso. E questo è carino perché uno si vede tanti mazzi, si gira tanti mazzi e appunto non occorre portarselo da casa. E due, se uno sbuccia un mazzo di merda alla prima partita, non è comunque fuori, perché magari lo sbuccia buono alla seconda. E poi abbiamo visto che mettendo appunto tutte le espansioni tra il pool di mazzi da estrarre,
in media vengono mazzi equilibrati, quindi statisticamente vengono fuori mazzi medi, mazzi medi per me e mazzi medi per l'avversario, e quindi vengono tornei fondamentalmente equilibrati. L'ultima cosa che volevamo dirvi in questo video è annunciarne uno nuovo, ovvero l'abbiamo già detto in qualche vecchia live, ma grazie soprattutto al nostro membro genovese del team, ovvero Giulio Primo, Primux in arte, abbiamo appunto la voglia, anche la possibilità di portare un video che analizzi le artwork delle carte di Kiefer, cioè perché appunto Giulio è un disegnatore, un artista, e quindi metterebbe a disposizione di tutti questa sua conoscenza. Il formato che avevamo pensato era quello di fare un sondaggio su Facebook, nella pagina Facebook che vi invitiamo a seguire nei prossimi giorni, in cui potete proporre l'analisi di qualsiasi artwork che vi interessa per curiosità, per affezione alla carta, eccetera. E successivamente, dopo qualche giorno, magari tra una settimana, tra due settimane, vediamo, questo dipenderà anche molto dagli impegni, faremo una live dove, appunto, avendola detto con tanto anticipo, speriamo che sia molto partecipata, dove appunto andiamo ad analizzare queste artwork che voi ci avete suggerito, e più appunto interagendo con la chat ci sarà uno scambio di opinioni, magari ulteriori chat, ulteriori artwork verranno richieste. Quindi questa è un po' brevemente, diciamo, la fase 2 di questa lontananza dai tavoli da gioco per il canale Team GG, nella speranza di poter al più breve possibile tornare a portarvi contenuti live. Vi salutiamo e alla prossima. Ciao ciao ciao.